del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi, domenica 31 maggio 2020, la Chiesa celebra la solennità di Pentecoste che conclude il sacro tempo di Pasqua. Il 31 maggio normalmente è la festa della visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, sua parente. Festa che oggi ovviamente lascia il posto a questa grandissima solennità in cui si riconosce la nascita della Chiesa, la Chiesa che annuncia senza paura a tutti che davvero Gesù Cristo, figlio della Vergine Maria, è risorto. E ora vogliamo pregare in questo giorno solennissimo lo Spirito Santo, ricordando, come dice Azim, che senza lo Spirito Santo Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta. La Chiesa una semplice organizzazione, l'autorità una dominazione, la missione propaganda, il culto evocazione e l'agire dell'uomo una morale da schiavo. Ma con lui, con lo Spirito Santo, con il Divino Paraclito, Cristo è lì. Il Vangelo è la missione trinitaria, l'autorità un servizio liberatore. La missione una Pentecoste, la liturgia memoriale anticipazione, l'azione dell'uomo diventa divina. Invochiamo quindi il divino Paraclito dicendo, vieni Spirito Santo, Spirito d'amore, tu che conosci il cuore del Padre e come fuoco illumina e riscalda la nostra mente e il nostro cuore perché possiamo umilmente discernere i tuoi doni di grazia in ciascun uomo e ciascuna donna che la Chiesa incontra. Vieni, Spirito di comunione, tu che conosci il sacratissimo cuore del Figlio e come vento porta la sua divina parola oltre ogni confine e dilata il nostro amore verso una più autentica fraternità perché possiamo far crescere i più piccoli nell'esperienza di Chiesa viva che tu ci chiedi di testimoniare. Vieni Spirito Santo, e come vento e fuoco, donaci la forza e la dolcezza della fedeltà al mandato che ci affidi, sicuri che la tua divina presenza e la nostra umiltà trasformeranno il nostro timido annuncio. E rinnoveranno nella tua chiesa oggi il dono della Pentecoste. Tu sei Dio e reni con il Padre e il Figlio per tutti i secoli dei secoli. Amen. E anche oggi invochiamo il dono del Divino Spirito con il canto: Discendi Santo Spirito. di Pentecoste, non possiamo dimenticare le parole con cui abbiamo iniziato dieci giorni fa la nostra novena. Il Papa Emerito Benedetto XVI all'udienza generale del 14 marzo 2012 disse: Se non c'è Chiesa senza Pentecoste, non c'è neanche Pentecoste senza la Madre di Gesù. Perché lei ha vissuto in modo unico ciò che la Chiesa sperimenta ogni giorno sotto l'azione dello Spirito Santo. E allora, facendo nostre le parole di Monsignor Tonino Bello, preghiamo Maria, donna del piano superiore. Santa Maria, donna del piano superiore, splendida icona della Chiesa, tu la tua personale Pentecoste l'avevi già vissuta all'annuncio del Santo Arcangelo Gabriele, quando lo Spirito Santo Scese su di te e su di te stese la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Se perciò ti fermasti nel cenacolo, fu solo per implorare su coloro che ti stavano attorno lo stesso dono che un giorno a Nazareth aveva arricchito la tua anima. Come deve fare la Chiesa, appunto, la quale, già posseduta dallo Spirito Santo, ha il compito di implorare fino alla fine dei secoli l'irruzione di Dio su tutte le fibre del mondo. Donale pertanto l'ebbrezza delle alture, la misura dei tempi lunghi, la logica dei giudizi complessivi. Prestale la tua lungimiranza, non permettere di soffocare nei cortili della cronaca, preservala dalla tristezza di impantanarsi. Senza vie d'uscita, negli angusti perimetri del quotidiano. Falle guardare la storia dalle postazioni prospettiche del regno, perché solo se saprà mettere l'occhio nelle feritoie più alte della torre, da dove i panorami si allargano, potrà divenire complice dello Spirito Paraclito e rinnovare così la faccia della terra. Santa Maria donna del piano superiore, aiuta i pastori della Chiesa a farsi inquilini di quelle regioni alte del divino consolatore, da cui riesce più facile il perdono delle umane debolezze, più indulgente il giudizio sui capricci del cuore, più istintivo l'accredito sulle speranze di risurrezione, sollevali dal pianterreno dei codici. Perché solo da certe quote si può cogliere l'ansia di liberazione che permea gli articoli di legge. Fa che non rimangano inflessibili i guardiani delle rubriche, le quali sono sempre tristi quando non si scorge l'inchiostro rosso dell'amore con cui sono state scritte. Intenerisci la loro mente, perché sappiano superare la freddezza di un diritto senza carità di un sillogismo senza fantasia, di un progetto senza passione, di un rito senza sapienza celebrativa, di una procedura senza genio, di un logos senza Sofia. Invitali a salire in alto con te, perché solo da certe postazioni lo sguardo potrà davvero allargarsi fino agli estremi confini della terra e misurare la vastità delle acque su cui lo Spirito Santo oggi torna a librarsi. Santa Maria, donna del piano superiore, facci contemplare dagli stessi tuoi davanzali i misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi della vita. La gioia, la vittoria, la salute, la malattia, il dolore, la morte. Sembra strano, ma solo da quell'altezza il successo non farà venire le vertigini, e solo a quel livello le sconfitte impediranno di lasciarsi precipitare nel vuoto. Affacciati lassù, alla tua stessa finestra, ci coglierà più facilmente il vento fresco dello Spirito Santo, con il tripudio dei Suoi sette doni. I giorni si intrideranno di sapienza, e intuiremo dove portano i sentieri della vita, e prenderemo consiglio sui percorsi più praticabili, e decideremo di affrontarli con fortezza, e avremo coscienza delle insidie che la strada nasconde, e ci accorgeremo della vicinanza di Dio accanto a chi viaggia con pietà, e ci disporremo a camminare gioiosamente, nel suo santo timore e affretteremo così come facesti tu la Pentecoste sul mondo amen e ancora a maria con mirella diciamo sotto la tua protezione cerchiamo rifugio santa madre di dio non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci di ogni pericolo o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Carissimi amici, siamo giunti al termine di queste nostre video preghiere mariane del mese di maggio 2020. Tutto è nato dal coronavirus, dalla pandemia. È proprio, come dice San Paolo, un'occasione, perché tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. La pandemia del Covid-19 è stata l'occasione per vivere insieme queste videopreghiere, magari mentre andavamo in macchina, magari mentre facevamo le pulizie di casa. Queste video preghiere che spero vi abbiano aiutato, oggi le concludiamo chiedendo allo Spirito Santo, che è la grazia, la grazia di Dio, che ci riempia il cuore, che ci riempia la vita, che come vento e fuoco ci spinga ad essere testimoni della Pasqua di Gesù Cristo. E allora, prima dei saluti... Volevo proporvi un canto che la nostra cara Lucilla ci vuole eseguire. Ames in Grace. È uno dei più famosi inni cristiani in lingua inglese del 1700, cantato durante il periodo natalizio soprattutto. Il titolo inglese, tradotto, significa incredibile grazia e fa riferimento a diversi passi biblici. La melodia... È forse di derivazione irlandese e comparve per la prima volta tra i canti popolari d'America in una raccolta intitolata Virginia Harmony, nel 1831. L'autore è John Newton, ex capitano di navi negriere, e può considerarsi un inno di ringraziamento a Dio per la grazia della sua conversione, tanto più sorprendente quanto più infima era la sua professione, portare i neri dell'Africa all'America per essere venduti e usati come schiavi. Il percorso che portò l'autore alla riscoperta del cristianesimo fu lungo e tormentato. Vi propongo allora, prima di ascoltare il canto in inglese, la sua traduzione. Grazia meravigliosa. Com'è dolce quel suono che ha salvato un derelitto come me, prima ero perso, ma ora mi sono ritrovato. Ero cieco, adesso invece ci vedo. È stata la grazia di insegnare il timore di Dio al mio cuore. E la grazia ha sollevato le mie paure. Quanto mi apparve preziosa la grazia quell'ora in cui iniziai a credere per la prima volta. Attraverso molti pericoli, travagli e insidie sono già passato. La grazia mi ha condotto in salvo fin qui e la grazia mi ricondurrà a casa. Il Signore mi ha promesso il bene, la sua parola sostiene la mia speranza. Egli sarà la mia difesa e la mia eredità per tutta la durata della vita. Sì, quando questa carne e questo cuore decadranno, e quando la vita mortale cesserà, io entrerò in possesso, oltre il velo, di una vita di gioia e di pace. E sapendo che la grazia è lo Spirito Santo, a lui con gioia cantiamo. Amen. carissimi a conclusione di questo mese di maggio mariano vissuto con queste video preghiere desidero davvero ringraziare coloro che mi hanno ringraziato che hanno apprezzato questi video vi invito umilmente senza presunzione ad iscrivervi a questo canale youtube per essere aggiornati sui prossimi momenti di preghiera sui prossimi video per l'esaltazione della santa madre chiesa e la diffusione del vangelo e della fede cattolica Ripeto, con tutta umiltà, con sincera umiltà, non mi interessano i like, come abbiamo pregato anche nei giorni scorsi, nella giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Non mi interessa neanche avere tantissimi che mi seguono. Ma mi importa di più avere persone che seguono questo canale YouTube per riscoprire la fede cristiana, per pregare insieme, anche attraverso un video, il Dio uno e trino. Questo è l'intento per cui ho aperto un canale durante questo tempo di pandemia. Chiediamo al Signore che ci accompagni, che ci insegni l'umiltà vera, quella di Maria, l'umiltà dei santi, l'umiltà degli uomini e delle donne di ogni tempo che hanno seguito fedelmente, coerentemente il Vangelo di Gesù Cristo. Su di voi, sui vostri cari, su tutte le persone che portate nel cuore, su tutta l'umanità. Invoco la benedizione della Santissima Trinità in questo solenne giorno di Pentecoste, perché il fuoco dello Spirito Santo vi accenda d'amore e il vento dello Spirito Santo vi spinga ad andare incontro ai fratelli per annunciargli con Maria, con gli Apostoli e con tutti i Santi che il Vangelo di Gesù Cristo è la strada verso la salvezza e che... Non c'è altro nome nel quale è stabilito possiamo essere salvati se non il Santissimo Nome di Gesù. Per intercessione della Beata Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi ricordo che domani, lunedì primo giugno, è la memoria di Maria, Madre della Chiesa, memoria istituita dal Santo Padre Papa Francesco. Il mese di giugno è un mese che la tradizione popolare ha dedicato al culto e alla devozione del Sacratissimo Cuore di Gesù. Vi invito a coltivare questa devozione, a pregare il Sacratissimo Cuore e, nell'attesa di rivederci presto su questo canale YouTube, prego lo Spirito Santo che ricolmi sempre la vostra vita dei Suoi doni, vi doni forza nelle prove e gioia nel cuore. Grazie per aver vissuto questo mese di maggio con me attraverso queste videopreghiere e per aver passato con me il periodo della pandemia in questo isolamento che attraverso il canale YouTube è stato un po' meno vissuto da soli. Dio vi benedica e la Vergine Maria vi copra con il suo Santo Manto. Buon cammino. Regina celi le dare alleluia. Αλληλούια <Και> 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 <Και>